difficoltà desta ancora più clamore sapere che ciascuno di noi ogni anno butta via 150 kg di cibo. Barbara Ridonni. Ho assaggiato primo sale, ho assaggiato la ricotta di pecore, buonissimi. Poi una mozzarella di bufala che si scioglie in bocca, è veramente una cosa eccezionale. Riscoprire i sapori vicini e imparare a non sprecare il cibo, sfruttando magari gli avanzi. Per questo Slow Food ha organizzato oggi in 300 piazze italiane una giornata dedicata all'alimentazione consapevole per evitare 147 kg di cibo sprecato ogni anno da ogni cittadino europeo. E non è tutto. In Italia mangiamo 92 kg di carne a testa ogni anno. Risultato? Noi assumiamo troppe proteine animali con il rischio di malattie cardiovascolari e l'ambiente ci rimette perché servono 15.500 litri d'acqua per produrre un solo chilo di carne bovina, per non parlare dei chilometri, 1.900 quelli percorsi dagli ingredienti di un pasto medio. Qui siamo a Roma, nel parco dell'Appia Antica, con stand di prodotti tipici e vere e proprie cucine. C'è chi prepara una tartare, un piatto che di solito evoca ingredienti costosi e che invece in questo caso è realizzato dagli chef con pesce povero come cefali e spatole. Ma c'è soprattutto il desiderio di informare ed ecco i bimbi accompagnati a lezione dai genitori rimanere incantati di fronte alla spiegazione di produzione del miele, tutto realizzato da volontari. Secondo voi da dove entrano le api? Qua dentro, da qua. Dall'arnia delle api ai barattoli del miele, fino a pane, biscotti di farina integrale, birra artigianale, formaggi freschi, sapori a chilometro zero che piacciono a tutti.